Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume decimo, capitolo 46, 5 gennaio 1912. Avendo letto nei miei scritti che quando il benedetto Gesù ci priva di sé, si fa nostro debitore, io pensavo tra me, se Gesù numera tutte le privazioni, i corrivi e i picci che prendo, specie in questi tempi, chissà quanti debiti ha contratto con me. Ma io temo che, non essendo volontà sua il mio stato, invece di farlo debitore, mi renda io debitrice. E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: sto proprio a guardare che fai tu, se ti sposti, se cambi sistema. Fino a tanto che tu non ti sposti, sii certa che sempre faccio firma di nuovi debiti. La tua aspettazione, la tua tolleranza e perseveranza mi somministrano la cambiale dove mettere le mie firme. Ma se ciò non facessi, primo, non avrei dove mettere le firme. Secondo, tu non avresti nessun documento in mano per riscuotere questi debiti. E volendo tu esigere, ti risponderei franco: non ti conosco, dove sono i documenti che io ti sono debitore? Tu rimarresti confusa. È vero che io mi faccio debitore quando privo della mia presenza, della grazia sensibile, ma quando ciò dispone la mia sapienza e loro non mi danno occasione, e loro non mi danno occasione di privarle di me. Ma quando mi danno loro l'occasione o privandole di me non mi sono fedeli, non mi aspettano, allora invece di farmi io debitore si fanno loro debitrici. Io se faccio debito ci tengo da dove pagare e rimango sempre quello che sono, ma se li fai tu, come mi pagherai? Perciò stati attento al tuo posto, al tuo stato di vittima, comunque ti tenga, se vuoi farmi tuo debitore. Io gli ho detto: chissà, o Gesù, come starà il padre che non si sentiva bene. Oggi non mi sono ricordata di lui presso di te di continuo come feci l'altro ieri.
E Gesù continua a stare più sollevato, perché quando tu mi preghi di continuo, io sento la forza della preghiera e quasi mi impedisce di farlo sentire più sofferente. Col tempo, cessando questa preghiera continua, questa forza va sperdendosi ed io lascio libero di farlo più soffrire. Capitolo 47, 11 gennaio 1912. Avendo fatto la comunione, il mio sempre amabile Gesù mi si faceva vedere tutto a me dintorno ed io in mezzo come dentro di un flusso. Gesù era il flusso ed io il nulla che mi stava in mezzo a questo flusso. Ora, chi può dire ciò che io sperimentavo in questo flusso? Mi sentivo immensa, eppure di me non esisteva che il nulla. Mi sentivo alitata da Gesù, mi sentivo il suo fiato intorno a me e dovunque, ma non avevo gamboli per esprimermi. Sono troppo ignorantella, l'ho scritto per obbedire. Un di dopo Gesù mi ha detto: Figlia mia, vedi quanto ti amo e come ti tengo custodita dentro del mio flusso, cioè dentro di me. Così dovresti tenermi tu custodito e riparato dentro di te. L'amore vuole la pariglia dall'amore, per poter avere il contento di fare una sorpresa d'amore maggiore. Perciò non uscire mai da dentro il mio amore, da dentro i miei desideri, da dentro le mie opere, da dentro il mio tutto. Capitolo 48, 19 gennaio 1912. Trovandomi nel mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere con una funicella in mano e con questa andava legando i cuori e li stringeva forte forte a sé, in modo da far loro perdere il proprio sentire e far loro sentire tutto Gesù. I cuori, sentendosi così stretti, si ribattevano e mentre si ribattevano si allargava il nodo che Gesù aveva fatto loro, temendo che non sentendo più loro stessi era per loro un discapito. Gesù, tutto afflitto di questo agire delle anime, mi ha detto: Figlia mia, hai visto come le anime rendono vane le mie tenerezze d'amore? Io vado legando i cuori per unirli tanto con me, per far loro perdere tutto ciò che è umano. E quelli, invece di farmi fare, vedendosi rotto ciò che è umano, perdono l'aria, si affannano, si dibattono e vogliono fare un pochino guardare loro stessi come sono. E vogliono anche un pochino guardare loro stessi come sono. Freddi, aridi, caldi. Con questo guardare loro stessi, affannarsi, dibattersi, si allarga il nodo da me fatto. E vogliono stare con me alla larga, ma non stretti, in modo da non sentire più loro stessi. Questo mi affligge oltremodo e mi impediscono i miei giochi d'amore. E non ti credere che sono le sole anime che stanno da te lontane, sono anche quelle che ti circondano. Tu fare loro capire bene questo dispiacere che mi danno. E che se non si fanno stringere da me fino a perdere il proprio sentire, non mai potrò allargare con loro le mie grazie, i miei carismi. Hai capito? Ed io: Sì, oh Gesù, ho capito. Poveretti, se capissero il segreto che c'è nelle tue strettezze, non lo farebbero, ti farebbero fare. Anzi, loro stessi si impicciolirebbero di più per farti stringere più forte il nodo. In questo momento io mi sono fatta piccola piccola, Gesù mi ha stretto ed io invece di ribattermi mi sono fatta stringere più forte. E come mi stringeva così sentivo la vita di Gesù e perdevo la mia. Oh, come mi sentivo felice con la vita di Gesù. Potevo amare di più e giungere a tutto ciò che voleva Gesù. Bene, un buon punto di partenza per questa meditazione è proprio l'ultima frase che abbiamo letto, che ne costituisce, volendo mutuare un termine noto nella vita della Chiesa, ecco, un po' la fonte e il culmine di questa meditazione. O come mi sentivo felice con la vita di Gesù, la vita di Gesù, potevo amare di più e giungevo a tutto ciò che voleva Gesù. Questa espressione è condensato parecchio, anche molto oltre ciò che lo Spirito Santo susciterà attraverso questa meditazione di cui insomma Gesù va parlando in questi tre capitoli, perché tutto il, tutto la, non, non il problema, la questione del vivere nel divin volere vuol dire vivere la vita di Gesù, non
e o di Maria. E la conseguenza di questo è sentirsi felici, e ancora conseguenza immediata e diretta di questa è amare sempre di più, quindi avere una crescita ininterrotta nell'amore, nelle sue duplici dimensioni, l'amore di Dio, l'amore del prossimo, e soprattutto giungere a tutto ciò che vuole Gesù, a tutto ciò che vuole Gesù. Perché abbiamo tante volte meditato che la vita nella divina volontà porta l'H24 ininterrotto. Ecco, vediamo un pochino adesso, tornando indietro, di istruzioni che Gesù dà in questi passaggi. Certamente, come sempre, dobbiamo tenere sullo sfondo la situazione del tutto peculiare, ecco, di Luisa, in particolare. Il suo essere un'anima vittima e l'esposizione all'obbedienza, eccetera, eccetera. Però dobbiamo sempre dilatare, ecco, l'ambito delle applicazioni di questo, così come quando le parla di perdita della presenza di Gesù, le privazioni, no? E certamente lei lo vive in maniera straordinaria, comunemente si vive in maniera ordinaria, e anche qui ci sarà molto da riflettere. Allora, numero uno, anzitutto pensiamo un attimo, per esempio, per interiorizzare anche per noi, no? Perché Gesù a un certo punto, verso il termine del primo capitolo, dice: stati attento al tuo posto, al tuo stato di vittima, comunque ti tenga, se vuoi farmi tuo debitore. Uno potrebbe pensare: ma io non ho fatto nessuna offerta come vittima, quindi questa non è una cosa che riguarda me. E il che in parte è vero. Però proviamo a pensare bene a chi è un'anima vittima. Un'anima vittima, un'anima che si offre al Signore, perché faccia di lei qualunque cosa crede e vuole, comprese in particolare e soprattutto qualunque tipo di forma di sofferenza, per i suoi fini santi, per convertire i peccatori, per dare tempo e misericordia, specialmente su quegli ostinati, per portare un po' di refrigerio alle anime del purgatorio. Sono tante le motivazioni con cui l'offerta, ecco, del dolore santificato è gradita a Gesù. È chiaro che una vittima, per essere tale, e qui basta pensare a Gesù, no? Mansueto come un agnello condotto al macello. La vittima o non la fa l'offerta, oppure se la fa si deve far fare tutto. Non può dire: sì, guarda, ti offro la sofferenza fisica, però mi raccomando, la sofferenza affettiva no, la sofferenza morale no, la sofferenza spirituale no, cioè, quindi, cioè, va bene, però tu non mi far mai mancare la tua presenza e la tua consolazione. Questo non funziona. Ecco, tuttavia, ecco, chi vuole vivere anzitutto la santità, ma in particolare la santità nel divin volere, queste medesime disposizioni, anche se non si è offerto come vittima, le deve avere nei confronti di nostro Signore. Cioè, deve essere come argilla nelle mani del vasaio, o come creta, se uno preferisce, nelle mani del vasaio. Sant'Ignazio di Loyola deve essere comunque fa tutto, senza opporre rimostranze, lamentele, obiezioni e resistenze, brontolamenti. Ecco, perché se uno fa così, come dire, abbiamo il libero arbitrio di farlo, ma non stai entrando in questo divino gioco che plasmerà una persona nuova a chi se lo lascia fare dal Signore. Allora, qui Gesù fa un esempio concreto, ecco, molto vivo in Luisa, ma che vale per tutti. I momenti in cui la privava di Lui, a noi ci priva di Lui in maniera ordinaria, non in maniera straordinaria, ma la stessa cosa. Allora,
Quando tu non ti senti tanto fervoroso, tanto vicino, preghi lo stesso. Ma non so, sopporti questa cosa con amore, perché insomma, vivere una vita, stare, come dire, senza la presenza sensibile di Gesù, si campa peggio. Questo è in dubbio, questo qui. Ma io come mi relaziono con questo? Smanio impazientemente oppure tollero? Sto impaziente, sto pazientemente tollerando. La paziente tollerante non è menefreghismo, indifferenza, vabbè, Gesù se n'è andato, chi se ne importa, tanto io adesso mi consolo con tante altre cose, poi se torna va bene, se non torna, amen. Questa non è la pazienza di cui parla Gesù, perché insieme alla pazienza dice la tua aspettazione, cioè da un lato io dico fiat, però mi manchi, e che mi manchi te lo dimostro. Te lo dimostro chiamandoti interiormente, te lo dimostro offrendo i miei desideri, mettendoti comunque al centro dei miei pensieri e dei miei desideri, anche se questo esercizio, che in certe circostanze provoca grande godimento, quando Gesù è sensibilmente assente, tutto questo grande godimento non lo provoca. Ma Gesù proprio questo vuole vedere in noi. E la perseveranza, la tua aspettazione. La tua tolleranza e la perseveranza mi somministrano la cambiale dove mettere le mie firme. Cioè, Gesù ti priva della sua presenza perché vuole vedere queste cose. Perché? Perché è proprio attraverso queste cose che tornerà e tornerà meglio di prima, fino a quando non saremo morti. Perché tutta la vita interiore, e questo credo che valga anche nella divina volontà, perché questa è una legge, cioè una legge a cui anche Gesù e Maria sono stati sottoposti, insomma, no? Si legge nella mistica città di Dio, per esempio, le prime volte che Dio toglie la sua presenza sensibile a Maria bambina quando stava nel tempio, una sofferenza, ma se l'ha vissuto pure la Madonna, dico, figuriamoci se non lo viviamo noi, no? Quindi pensiamo all'episodio dello smarrimento di Gesù nel tempio, cioè, la Madonna ha sofferto in quei giorni lì, non è che non ha sofferto. Sono tutte quante, quindi se l'hanno vissuta la Madonna e Gesù che viveva nella divina volontà senza nessun dubbio, è chiaro che la vivranno tutti quanti questa cosa qui, no? È solo che, ecco, come stava la Madonna durante i 3 giorni di assenza di Gesù? Come stava la Madonna quando da bambina Dio la privò della sua presenza? Ci andrà a leggere su Maria da Creta. Ma stava esattamente come Gesù qui chiede di stare ad ogni anima. D'accordo? Che cosa succede? Quindi, noi dobbiamo fare in modo che le nostre pregazioni di Gesù, quindi, siano uno dipendenti solo dalla sua volontà, cioè non gli abbiamo dato noi l'occasione di privarle, di privarci di lui, come succede molto spesso. Gesù spiega, quando mi danno loro l'occasione o privandole di me, non mi sono fedeli. Ci sono queste due circostanze, non mi aspettano, allora invece di farmi io debitore, si fanno loro debitrici. E questi sono guai. Cioè, non è detto che Gesù si sia nascosto dalla nostra presenza perché vuole farsi desiderare, vuole vedere se quando lui è assente io lo desidero lo stesso, ma può darsi che io l'ho fatto allontanare, non comportandomi come avrei dovuto in tante situazioni comuni, ordinarie o come Luisa straordinaria, tutto quello che uno gli pare. Allora lì altro che cambiare, a cambiare lì ce l'hai tu. Cioè, perché quindi ha doppia ragione devi reagire in questo modo, perché la privazione di Gesù non è una prova, ma è una conseguenza, d'accordo, del fatto che tu hai dato l'occasione di privarti di Gesù. Se si legge, per esempio, quello che pensava la Madonna quando Dio spariva, la prima cosa che pensava è, ecco, io sono l'ultima delle creature, sono indegna della tua presenza, quindi hai fatto bene a toglierti da me, però mi raccomando, ritorna, e cominciava le sue, anche se io sono la più indegna delle creature, ritorna lo stesso. Basta leggere gli scritti di Maria da Creta per proprio vedere come reagiva questa bambina, perché questa donna ha avuto la grazia di poter raccontare alcuni degli episodi della vita di Maria, no? Oppure, peggio ancora, non mi sono fedeli, cioè se Gesù si allontana per qualunque motivo e tu non reagisci in quel modo, cioè da un lato sei paziente, quindi
Non ti arrabbi con Gesù perché, come dire, ti ha privato della sua presenza, però dall'altro lo aspetti e quindi lo desideri e quindi ti muovi dimostrandogli che lui è l'oggetto dei tuoi pensieri, dei tuoi desideri e che non vedi l'ora che ritorna, e perseverando in tutti i tuoi esercizi interiori come se Gesù ci stesse. Queste erano norme che davano già tutti i maestri di spirito, nei tempi di aridità, e non ti venga in mente che siccome mi sento arido non faccio la meditazione. No, la fai 2 minuti in più rispetto a quando sei fervoroso. Sono indicazioni universali. Ecco. Prima di Natale il Papa ha regalato il Tanqueray a tutti quanti i membri della curia. Si può vedere il Tanqueray, si può vedere il Royal Marine, la teologia della perfezione cristiana, o leggere, insomma, qualunque autorevole scritto dei maestri di spirito, l'imitazione di Cristo parla di questo, insomma, quindi cioè, queste cose sono universalmente riconosciute. Quindi in tempi di aridità non è che tu fai dei passi indietro sul tuo piano di vita, ma fai dei passi avanti, se proprio bisogna cambiare qualcosa, o quantomeno mantieni la posizione senza indietreggiare manco di un millimetro. Questa è la dimostrazione a Gesù che io ci tengo a lui e lo aspetto pazientemente che lui ritorna. Se vorrà ritornare, se non vuole tornare, se vuole lasciarmi 30 anni così, beh, va bene lo stesso. Ma questo non accadrà mai se uno reagisce in questo modo. Non accadrà sicuramente, perché se si fa così, Gesù è il nostro debitore. Sta firmando delle cambiali. Gesù non è come i debitori umani, che i debiti li paga tutti lui. Dio non voglia, non avvenga che ci troviamo al posto contrario, perché Gesù dice: io se faccio debito ce l'ho sempre dove pagare, ma se li fai tu, come me paghi? Come lo paghiamo il nostro Signore? Quindi capiamo alla luce di questo, no? Potevo amare di più, ecco com'è felice la vita con Gesù, no? Poi, secondo punto, la comunione e gli effetti mirabili della comunione, ovviamente vissuta e preparata dentro un contesto adeguato. Lei si vede all'interno di questo flusso. Ecco, però, che cosa le spiega Gesù? Guarda, ti sto facendo vedere come io tengo te, sia che te ne accorgi, sia che non te ne accorgi, sia che lo percepisci, sia che non lo percepisci, cioè custodita dentro il mio flusso. Attenzione però, così dovresti tenermi tu custodito e riparato dentro di te. E continua. L'amore vuole la pariglia dell'amore per poter avere il contento di fare una sorpresa d'amore maggiore. Noi non possiamo soltanto prendere da Gesù, eh? Non possiamo. E dobbiamo chiederci, cioè, ma noi stiamo sempre a tu che dai a Gesù come ricambio di amore dal molto che lui ti ha dato. Perciò non uscire mai da dentro il mio amore, prosegue, da dentro i miei desideri, da dentro le mie opere, da dentro il mio tutto. Quindi la vita di amore, dobbiamo sempre ricordare, si fa con due persone. Non può e non deve, è vero che cioè, Dio ci ha amato per primo, che il suo amore viene sempre prima, che è sempre più grande, questo lo sappiamo, questo qui, no? Ma se dentro questa storia d'amore divina c'è 90 di Gesù e 10 mio, ma quel 10 mio ci deve stare, che non è, cioè, che è un 10 mio evidentemente per la sproporzione, insomma, dei soggetti, no? Perché c'è un soggetto divino e c'è un soggetto umano. Però, da un punto di vista, come dire, relazionale, siamo su 50-50, da un punto di vista relazionale, cioè, quello che Gesù da, lo vuole amor che annulla amata mar perdona, lo vuole restituito. E quello che io do a Gesù, spontaneamente, ce l'ha detto nel paragrafo prima, Gesù si ritiene in debito di restituirtelo e te lo restituisce.
È così che si compone, ecco, questa cosa, no? Gesù spiega nell'ultimo paragrafo, abbiamo letto, come la mancata e adeguata corresponsione delle creature ai suoi giochi d'amore li impedisce. Li impedisce. E questo mi affligge oltremodo e mi impediscono i miei giochi d'amore. A questo occorrerebbe un pochino pensarci, eh? Cioè, non agire in termini appunto di ricambio relazionale d'amore significa affliggere Gesù e significa far fallire i suoi giochi che lui attua con tutte le anime, come spiega nell'ultimo paragrafo. La funicella in mano lega i cuori e li stringe forte a sé, in modo da far loro perdere il proprio sentire e far loro sentire tutto Gesù. Ma i cuori non si ribattono, si slegano, si sganciano, non assecondano questa operazione. Vedete come, bisogna vedere come la grazia viene sempre prima, d'accordo? Noi stiamo sempre in una posizione di risposta, di docilità, di corrispondenza, di adesione, fondamentalmente, ma quella ci deve stare però. Le anime rendono vane le mie tenerezze d'amore, spiega Gesù. Io vado legando i cuori e vediamo qual è adesso il problema e concludiamo. Per unirli tanto con me, a quale fine? Per far loro perdere tutto ciò che è umano. Ecco qua. Ecco perdere tutto ciò che è umano. Umano lo sappiamo in che senso. Cioè, dobbiamo prendere sempre con coscienza che la vita nella divina volontà consiste nel perdere tutto ciò che è umano e far diventare tutto divino. Nulla in noi deve essere umano, ma tutto divino. Questo certamente è un cammino, stiamo dicendo, no? Ecco, ma se lo si vuole percorrere, lo si deve percorrere con questa chiarezza di intenti. Per cui Gesù non ci chiede che dall'oggi al domani, perché sarebbe una cosa impossibile, operiamo alla divina in tutto, però ci chiede che siamo vigili, presenti a noi stessi e che quando operiamo alla umana non cominciamo a dire ma che devo fare? Io sono essere umano, che vuoi? Sono uomo, cioè che è un discorso, come dire, sotto certi punti di vista normale, ma non siamo fatti per questo però. Perché dietro quel sono un essere umano, sono un uomo, c'è tutto, insomma, quello che a causa della manifestazione primordiale dell'umana volontà, che è il peccato originale, siamo diventati e che è la causa di tutti i mali esistenti sulla terra, tutti, nessuno escluso. D'accordo? Per cui, senza farne tragedie, ma quando ci vediamo, vediamo che ci comportiamo, come dire, da uomini, no? Come dice Gesù nel Vangelo a San Pietro, dice: tu pensi secondo gli uomini, e gli dice vattene via Satana, d'accordo? Quindi significa che pensare secondo gli uomini, quindi pensare all'umana, significa mettersi dalla parte di Satana, d'accordo? Cioè gli scritti di Luisa Piccarreta, che capite, non lo nominano molto il demonio, evidentemente ci credono, no? È perché c'è un modo anche di nominare il demonio, che comunque esiste, che certamente, ma che è nefasto, perché è deresponsabilizzante, perché il demonio quello che ti può fare è tentarti al male, eh. Cioè il demonio sta alla porta della nostra volontà. Capì? Certamente è intelligente, è astutissimo, è bravo nel tentare, se uno gli apre qualche porta, lo fa a mille pezzi, ma il punto discriminante è sempre quello, è la nostra volontà. Questo lo dice San Tommaso d'Aquino. Il diavolo, la nostra volontà, non può muoverla di forza, può solo ammaliarla, sollecitarla, tentarla. Ma chi gli dice no, è no.
e non può entrare. E noi siamo figli di Dio, abbiamo la grazia, abbiamo la redenzione, d'accordo? Questo dobbiamo mettercelo bene in testa. È chiaro che una persona, diceva San Tommaso, non giustificata, quindi che non ha la redenzione in atto, che non c'è la forza dei sacramenti, della preghiera, è molto difficile, d'accordo, uscire da questo circolo che infatti si chiama la schiavitù del peccato e la schiavitù a Satana, come diciamo nel rinnovare le promesse battesimali, rinunci a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni. Ma per noi non è così. Noi possiamo avere tutti i mezzi di corroborazione della nostra volontà per fare altro. Ecco, e se si cominciamo, Gesù, guardare noi stessi, affannarsi, dibattersi, ecco, le anime che sono centrate su se stesse, che sono, che è proprio, come dire, l'antipode della divina volontà, che centra tutto, cioè polarizza l'attenzione, causa proprio, come dire, una, non mi viene il termine adatto, una decentralizzazione da noi stessi, cioè il punto di convergenza dell'attenzione non è io, ma è Gesù, è Maria. È altro da me. E quindi il mio pensare, il mio agire, il mio desiderare è sempre rapportato a un centro che è fuori di me, non a me interessa, mi piace, mi va, non mi va, voglio, non voglio, come dire, dove il riferimento è sempre io, se parlo di mi, ma è lo vuole, non lo vuole, lo desidera, non lo desidera, le piace, non le piace, gli piace, non gli piace, mi fa crescere in santità, non mi fa crescere, cioè è un altro, cioè è appunto un vivere decentrati, tutti quanto i termini tecnici che ci sono, il perdersi, lo sperdersi, il fondersi, che significa? Questo significa che non è soltanto un'operazione interiore che si produce attraverso alcuni atti, comunque necessari, gli atti preventivi, gli atti attuali, gli atti di fusione, ma deve diventare vita vissuta, d'accordo? Immaginiamo una persona che sempre pensa a se stessa, sempre tutto come ci pare, e a seconda tutti i propri desideri, tutti i pensieri, tutte le voglie, tutte le cose, senza nessuna regola, e stava tranquilla perché ha fatto l'atto preventivo, ogni tanto fa l'atto di fusione, ogni tanto dice, ecco, dice, vieni Gesù a fare la mia volontà, fondamentalmente, no? Cioè, diventa ridicolo, diventa una cosa di questo genere, no? Ecco, e quindi concludiamo da dove siamo partiti, no? Ecco, come mi sentivo felice con la vita di Gesù, poteva amare di più e giungere a tutto ciò che voleva Gesù. E facciamo capire a noi stessi e al prossimo il dispiacere che diamo a Gesù se non ci facciamo stringere da Lui, fino a perdere il nostro sentire. Ecco la bellezza di questa vita, cioè è fare nostra la vita di colui che è la perfezione assoluta, che è Gesù, nostra la sua vita. Quindi, dove il nostro io muore e cessa di reclamare e di accampare diritti e altro. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a mettere in pratica
queste sollecitazioni che oggi Gesù ci ha dato per crescere nella vita di unione con Lui, ma soprattutto, ecco, aiutaci ad avere sempre una grande profondità, una grande capacità di introspezione sulle grandi problematiche di fondo. Perché se non c'è una scelta decisa di vivere in questo modo, ecco, di orientarsi verso questo fine, tutto quello su cui abbiamo meditato diventano certamente belle parole, suggestive parole, ma poco fruttuose, perché tutto questo sta in rapporto appunto di mezzo a fine, con quella che è la vita nel divino volere, che è fare nostra la vita tua e la vita del tuo e nostro Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.